Il trio di testa del girone B di promozione, che ha staccato in maniera significativa il resto del gruppone, vuole continuare ad allungare in vetta e a sua volta ognuna delle tre reginette vuole levarsi sopra le altre e giocarsi le carte migliori per l'ambito salto di categoria. Parliamo ovviamente delle due battistrada Vastomarina e Folgore San Buceto, alle quali va aggiunta la corazzata San Nicola sul Mona, attardata di appena due lunghezze e pronta ad azzannare alle spalle le dirette rivali. Alla cittadella dello sport di San Buceto, la truppa di Alfredo Castellano ospita il Perano. Sulla carta non dovrebbe esserci storia alla luce dei 16 punti di differenza e con l'attacco più prolifico dell'intero raggruppamento, quello della Folgore con 24 realizzazioni, che va ad affrontare quello peranese tra i più sterili del girone con appena 8 centri. Occhio in ogni caso, perché i gialloverdi provengono da una striscia incoraggiante di due successi consecutivi e mettere i bastoni tra le ruote della capolista rimane sempre una motivazione stimolante per chi parte svantaggiato, almeno sulla carta. A scanso di equivoci, la truppa del presidente Serraiocco prende in mano il pallino del gioco e recita un vero e proprio monologo, soprattutto nei primi 45 minuti, con gli ospiti che si difendono cercando di limitare i danni. Per Edoardo Del Pesco inizia una giornata che si preannuncia assai movimentata. Al 12esimo il portiere peranese chiude lo specchio della porta al diagonale in corsa dell'avanzato Cucullo. Cocco imperversa come al solito sull'out di destra e da una sua iniziativa scaturisce la battuta da limite di Stella, che manda la sfera sopra il legno traverso. Al 34esimo sul traversone di Sablone Mucci prova la giocata di fino, ma il suo piatto destro di prima intenzione non ottiene gli esiti sperati. Prima del riposo Cardinale arriva con leggero ritardo sul traversone di Cocco, anche se il 5 di casa si lamenta per una presunta spinta ai suoi danni da parte di Di Croce. La Folgore, che costruisce molto ma non riesce a scardinare la linea Maginot predisposta dalla difesa ospite, rientra in campo con la stessa determinazione e dopo una manciata di secondi Di Nardo sfiora il bersaglio scheggiando la parte alta della traversa peranese. Mucci poco dopo gira debolmente verso l'attento Edoardo Del Peschio. L'estremo giallo-verde si oppone alla meglio al tentativo di Di Nardo, che cerca in mano di scavalcarlo. Gli ospiti escono dal guscio e si rendono insidiosi all'11esimo, quando sullo spiovente da fermo di Tonti Verna arriva in leggero ritardo per l'eventuale zampata vincente. Il break peranese prosegue al 18esimo, quando lo specialista Del Peschio crea un grosso grattacapo a Bozzelli, costretto al primo intervento della contesa. Cardinale sulla respinta anticipa tempestivamente l'appostato Pili ed evita spiacevoli conseguenze. Scampato il pericolo, la Folgore si riversa nuovamente in avanti con il solito Cocco, padrone della fascia destra, che stavolta arriva in zona tiro dalla parte opposta. Del Peschio risponde presente e azzera tutto con l'aiuto di Paolo Sciorilli. Il 7 di casa è ispiratore poco dopo per l'inzuccata di Cucullo, che spedisce il pallone a fil di palo. Mucci si dà un grande affare ma dimostra di avere le polveri bagnate. Il tiro assai prevedibile e facile preda dell'attento Del Peschio. Alla mezz'ora si rivedono gli ospiti con Bozzelli, che rischia di farsi sorprendere con il piazzato senza pretese di Paolo Sciorilli dalla lunga distanza. Replica la capolista con il neventrato Trapani, che viene anticipato dalla tempestiva uscita dell'estremo peranese. Al 34esimo è la volta dell'altro neo entrato Zingaro, il cui stacco aereo da distanza ravvicinata spedisce la sfera sul fondo. Scampato l'ennesimo pericolo domenicale, il Perano si produce a sua volta nell'occasione più insidiosa per Bozzelli, graziato dal maldestro tiro di Giusti, che vanifica una buona azione corale dei suoi. In pieno recupero, l'ultimo acuto della contesa con la conclusione a botta sicura di Cocco, rimpallato dalla provvidenziale quanto fortuita chiusura da parte di Di Donato. Alfredo Castellano, una gara stregata per la tua squadra. Magari un doppio vantaggio sarebbe stato il minimo per le numerose occasioni avute, però si sa, se non si segna. No, abbiamo avuto parecchie occasioni, abbiamo fatto la nostra partita, però ci sta il pareggio. Loro sono venuti qua per mettersi lì dietro, hanno fatto la loro partita, la loro onesta partita, anzi alla fine la potevamo anche perdere, hanno avuto una grossa occasione. Non ne abbiamo avute parecchie, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per vincere una partita, non ci siamo riusciti, non fa niente, i ragazzi hanno dato l'anima, anzi li devo ringraziare fino adesso, che stanno dando veramente tutto per arrivare a qualcosa di bello. Però speriamo di riprenderci dalla prossima settimana, abbiamo fatto la nostra partita, quello che dovevamo fare, e questa volta è andata male, tra virgolette, perché un pareggio è sempre buono. Se le notizie che ci arrivano dagli altri campi è vero, anche i vostri rivali non sono andati oltre il pari? Ma noi non abbiamo rivali, noi facciamo il nostro campionato, troveremo alla fine, troveremo quello che di buono, troveremo, ci piglieremo. E se poi stiamo all'avanti a metà campionato, vediamo, non è che ci tiriamo indietro, quindi devo solo ringraziarli perché veramente stanno dando l'anima. Silvino Ottaviano, un punto d'oro conquistato sul terreno della capolista.
Beh, effettivamente sì, oggi finalmente è la prima intervista che faccio che non abbiamo perso, sono contento per questo, un punto veramente d'oro perché questa è una signora squadra, sta benissimo sui piani alti della classifica, non ha niente da invidiare secondo me al Vasto Marina e San Nicola non ancora l'incontriamo, comunque ho visto una buona squadra in palla. C'è un bravo allenatore, sa che cosa indicare ai propri giocatori. Perano mi è sembrato migliore dopo l'ingresso in campo di Giusti, ma soprattutto di De Julis. Sì, effettivamente è stata una mossa diciamo un po' tattica. Incontravamo una squadra che aveva fatto 24-25 gol, 2-3 gol a partita. Quindi avevamo diciamo così un timore reverenziale all'inizio. Quindi ho cercato di fare una partita più accorta al primo tempo per poi cercare di vincere nel secondo. Era andata come scelta, è riuscita anche bene perché abbiamo avuto un paio di occasioni abbastanza limpide, però purtroppo è andata così, va bene, anche perché loro, probabilmente pure loro hanno avuto delle occasioni molto ghiotte, quindi ci sta, il pari secondo me è il risultato più giusto.